alla finale della Summer School e del corso d'eccellenza del Politecnico di Torino. Infatti abbiamo veramente il grande onore di avere qui Agassino, l'architetto Guillermo Vasquez Fonsuegra. È veramente molto bello averlo come conferenza finale di questa Summer School, in quanto sia la Summer School che sia il corso d'eccellenza promosso dal Politecnico di Torino hanno trattato come principali argomenti quello del recupero, del riuso e di ridare una nuova vita ad alcuni organismi architettonici. Oggi l'architetto Fonsuegra ci mostrerà alcuni di questi suoi progetti redatti in tal senso e ci spiegherà qual è stato lo spirito con cui questi progetti sono stati eseguiti. Io dico solo veramente due parole su quello che è la figura che rappresenta il professor Fonsuegra, come se insomma, ce ne fosse bisogno. Comunque il professore è professore di progettazione alla Scuola di Architettura di Siviglia a partire dal 1987 ed è professore onorario e direttore dell'Università di Siviglia, dove lui è solito comunque dirigere anche workshop come questi qua che abbiamo fatto noi a Gassino. È stato visiting professor in grandi università mondiali, sudamericane come Buenos Aires, è stato anche a Losanna, all'IFL, è stato a Syracuse, New York e poi ha avuto anche una grande carriera di insegnamento qui in Italia, come Bologna, Venezia, è stato anche a Mendrisio come professore visiting, quindi davvero siamo veramente molto onorati di averla qua e di averla come evento finale di questi lunghi 15 giorni di lavoro. Grazie mille. Secondo, per ringraziare anche da parte del dottorato di architettura, storia e progetto il professor Fonsuegra, ci ha onorato della sua presenza dentro questo ciclo di corso di eccellenza, questa è l'ultima puntata. La ringrazio anche a nome del coordinatore, professor Edoardo Piccoli, e dell'ex coordinatore, c'è stato un avvicendamento in questi ultimi giorni proprio, gli ultimi mesi, del professor Sergio Pace, che sono qua presenti in sala. Io non ho nessuna intenzione di osare presentare una figura di tale importanza e anche complessità, dico solo che però, perché lo devo dire, mi sembra importante, perché abbiamo invitato dentro questa cornice del corso che abbiamo attivato, che si chiama appunto utilizzare anziché costruire, e dico solo alcuni concetti che a me sono sembrati centrali, quindi nell'architettura ovviamente ci parlerà direttamente il professor Fonsuegra. La frase che ho citato stamattina, mi sono permesso di citare una sua frase, che l'architetto non costruisce nei luoghi ma costruisce i luoghi. Credo che sia una frase molto semplice ma di straordinaria importanza e credo che l'idea che nella sua opera è tangibile e concreta, è un'architettura necessaria, è un'architettura che chiarifica quali sono i problemi della città e del territorio, li mette in mostra e li porta a una possibile soluzione, sia un altro degli aspetti centrali che ci hanno interessato nel chiamarlo qua. E anche, e questo è un po' un tema che abbiamo cercato di esplorare, il rapporto tra architettura e geografia. Ho parlato spesso di architettura come geografia, di architettura geografica. Noi crediamo molto che oggi, superata l'idea della città compatta, dobbiamo lavorare sulla riscoperta, la capacità che una volta forse era molto più messa in atto, di riscoprire i legami tra insediamenti, architettura e la forma della terra e quindi la geografia. Quindi in questo lavoro che abbiamo fatto abbiamo cercato di lavorare proprio su questo tema della forma del fiume, della geografia del fiume, nelle relazioni che ha con la forma architettonica dell'insediamento. Quindi uno degli aspetti, tra i tanti ovviamente, che motiverebbero un grandissimo interesse che abbiamo per la sua opera, sicuramente è anche questo. Quindi, finisco, la ringrazio ancora. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare
avverto che c'è invito a questa Summer School per questa conferenza e voglio anche scusarmi per il mio italiano, per questa imitazione che faccio in italiano, però penso che qualcosa si capisce. In questa conferenza di oggi ho pensato, seguendo l'indicazione di Alberto, di mostrare due progetti, uno costruito, l'altro ancora no, e ancora fermo, diciamo, una grande polemica, una falsa polemica in Siviglia, che tutte e due sono progetti di Siviglia, però speriamo poter farlo, no? Costruirlo. Voglio cominciare con il palazzo di San Telmo, che è costruito estramuro della città storica, integrato nel paesaggio della riva del Guadalquivir, del fiume della città, e che è costruito alla fine del 1600, precisamente quando Sevilla ha vissuto la sua maggiore avventura, che è questa di essere il porto che porta di America, che quando Sevilla aveva quel proprio monopolio del commercio con l'America. Proposto di costruire la scuola nautica nazionale, la scuola nazionale di nautica, cioè, oggi si chiamerete così, si chiama in spagnolo Escuela de Mareantes, Escuela de Navegantes, che durante un secolo e mezzo ha funzionato come Escuela de Mareantes. Dopo l'edificio è stato trasformato stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, in un palazzo ducale del Duque de Montpensier, e dopo, alla fine già di questo secolo, 18 e durante tutto il 19, è stato convertito in un seminario ecclesiastico, mediante la donazione che ha fatto la duchessa di Montpensier alla Chiesa. Pertanto, tre fasi importanti, e finalmente, già a fine del 20 anni fa, l'edificio è stato comprato dal governo di Andalusia per accogliere la sede della presidenza del governo di Andalusia. E questo è il progetto che abbiamo fatto noi. Pertanto, diciamo, prima del nostro lavoro, l'edificio ha passato per tre fasi rilevanti dal punto di vista, diciamo, della sua configurazione tipologica e funzionale, che coincidono con le tre, diciamo, queste tre fasi: origine, come scuola nautica, mutazione, palazzo residenziale, e degrado, che corrisponde, diciamo, al periodo dei 100 anni dell'occupazione della chiesa. Questa è la portata dell'edificio, senza dubbio è uno degli edifici più importanti del barocco del nostro paese, di Spagna, e soprattutto il più significativo del barocco civile nella città di Siviglia. Il documento più antico che conosciamo è questo, che è un rilievo che è stato di fatto che è stato disegnato 100 anni dopo l'inizio della sua costruzione. Questo piano rivela la sua pertenenza alla tipologia edificatoria e a una forma architettonica vinculata alla tradizione dell'architettura barocca sevigliana, continuando le precedenti decomposizioni barocca presente in tanti edifici come ospizi, conventi, ospedali, eccetera, eccetera. Si tratta in questo caso basicamente di un edificio rettangolare con quattro torri nell'angolo, un asse centrale con la grande portata che abbiamo visto prima, il patio d'onore e la cappella nell'asse centrale. Alla destra si vede possiamo vedere con questa area che è il lato sud del palazzo, è un tessuto barocco, un tessuto
Piccolo Patti è una posizione operatica che sono dei patti piccoli di diverso tamagno, di diversa dimensione, piano, due piani, che corrispondono a queste aree che è l'area costruita. Questa è un'area progettata, l'edificio non è ancora finito quando è stato fatto questo rilievo e questo è un progetto di applicazione per maestri, per professori, intorno a un patio centrale che mai è stato costruito. In questa sequenza possiamo vedere le tre tappa principale del nostro edificio, corrisponde la prima alla scuola nautica e quando la scuola nautica è finita l'estate della sua costruzione è questa, cioè, manca ancora tutto il lato nord, ancora l'edificio e l'edificio si è aperto un passo tra l'edificazione che c'era lì costruito, pertanto diciamo l'edificio aveva solo, in questo caso, solo una facciata, la facciata principale, con un grande giardino che sono di fronte. E il resto non aveva la facciata, anche quando ho cominciato l'istituzione, in un'istituzione assistenziale e allo stesso tempo accademica, ha utilizzato alcuni dell'edificio intorno, al tempo che se permetteva la costruzione dell'edificio principale. Qui se vedete bene questa situazione, diciamo, di questo tessuto intrasciato e denso, compatto di piccole parti. Questa è la situazione. Qui si vede, questo è il periodo dove l'edificio è trasformato in palazzo residenziale e si chiude per la prima volta e risponde adesso alla situazione. Diciamo, questo lo vediamo un po' più lentamente, però è importante avere un po' la sequenza. Questa sequenza qui mantiene tutto il tessuto barocco, si chiude l'edificio con questo patio a pavello, patio di carrozza, l'entrata con una carta laterale che qui non c'era, e dopo questa è la situazione, diciamo, della trasformazione, di una trasformazione importantissima, come si vede, del seminario ecclesiastico. Vediamo qui già la distruzione un po' di tutto questo tessuto barocco a chi ha cominciato qui in questa trasformazione della demolizione completa, anche questo qui si vede questa croce che si fa in questo patio, qui ha perso un lato della croce e di qua è piano terra e primo piano delle statue che noi abbiamo trovato dell'edificio. Pertanto questa corrisponde a questa situazione del finale dell'occupazione dell'edificio con quella nautica, dove si vede ancora che manca questa parte. E, diciamo, la definizione dell'edificio come un edificio finito, chiuso, diciamo, finalmente, che è qualcosa che gli studenti stavano cercando durante 200 anni, finalmente, durante questo periodo, che è il periodo della formazione della residenza dei Duchi di Montpensier. Qui si vede che si è fatto questo muro, questa corsia per le carrozze in questo patio, che è il patio a cadere, diciamo, il patio I, una nuova entrata e una soluzione complessa e non risolta, diciamo, le comunicazioni tra l'entrata questa laterale e il patio d'onore. Per queste trasformazioni la fa un architetto municipale, un architetto municipale di Siviglia, un bravissimo architetto, ha fatto anche il proprio comune, il proprio edificio del comune, l'ha fatto lui, e è un architetto che raggiunge a costruire, a dotare, diciamo, una coerenza stilistica, no? Non solo una unità dal punto di vista tipologica, funzionale, ma anche dal punto di vista, diciamo, linguistico, nel senso che lui lavora su una
serie di variazioni sulla decomposizione, sulla facciata partendo dalla facciata principale, che è la facciata fatta nel 700, e costruì questa la facciata al giardino, la facciata indietro, anche la facciata laterale, che questa è una facciata dove c'è qui il salone di feste, il grande salone di specchi, che si chiama salone di festa, che l'ha fatto anche lui. Con questo linguaggio che ha confuso a un sacco di storici che avevano situato questo intervento nella tappa anteriore, perché grazie a questa continuità, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche dal punto di vista linguistico, del vocabolario linguistico. Qui entriamo già nel terzo periodo della vita dell'edificio, quando l'edificio è diventato seminario ecclesiastico. La prima cosa che hanno fatto è stata questa, è stata la demolizione di tutto questo tessuto barocco, costruendo questa pianta che, dal punto di vista di una leggibilità, di una lettura della pianta, sembra di un ordine, di una grande chiarezza, più chiara dal punto di vista di un ordine generale, però ovviamente incontra della genesi di trasformazione e evoluzione dell'edificio, che l'edificio ha avuto e va sviluppando fino a questo tempo. Qui si vede anche una, non solo dimostra l'architetto che ha fatto questo progetto, la mancanza di comprensione di cosa suppone la genesi, la trasformazione dell'edificio, ma anche la qualità dell'architettura, che è una pessima qualità di un'architettura speculativa, impropria, un'altra parte di questa edificazione. E soprattutto una roba che mi sembrava molto importante era questa convivenza tra l'architettura, la scala monumentale degli spazi che sono allineati su queste asse centrali e la scala domestica di questo tessuto barocco dell'area sud dell'edificio. Qui si vede questo sono il patio d'entrata che come si conosce dove ha fatto già il seminario. E la seconda grande operazione è il primo piano viene convertito in tre piani, durante gli anni 60. Questo è il progetto, questo è il grande intervento che si fa negli anni 60, dove l'architetto, seguendo il programma del proprietario, in questo caso la chiesa, ovviamente rimuove tutto quello che avevano fatto l'architetto prima del suo intervento e sostituivano con questa architettura che veramente era così la architettura che noi abbiamo trovato quando prima di stare il nostro progetto. Questo è dei tre piani che erano delle celle delle seminariste e che dopo hanno diventato anche appartamenti delle sacerdote che andavano in pensione. Questa è un po' questa è la situazione interna di tutto l'edificio. In questa sequenza si può vedere un po' dell'inizio, fatto questo vuoto nella parte sud di tutto questo di qua e ho continuato fino ad arrivare a questa situazione finale. Quindi mi piacerebbe dire che la prima volta che facciamo un intervento che affetta all'integrità del tutto l'edificio. Questo
dell'intervento con un percorso di scoperta e di apprendimento. È un processo complesso dove si sommano e si sovrappongono azioni di restauro, riabilitazione, ricostruzione, ricostruzione, portando penso e quel che è pertinente chiamarlo recupero dell'edificio, che con la volontà di dotarlo adesso di una coerenza interna tramite un'architettura che adesso si cercasse i suoi fondamenti sull'esperienza dell'architettura esistente. È un'architettura capace, diciamo, di convivere con l'architettura esistente, di convivere con delle forme, diciamo, naturale, forma natura, con naturalezza, come si dice, e delle forme pacifica, no? Con l'architettura esistente. E questa, l'atteggiamento, la strategia, pertanto, del nostro intervento, diciamo, possiamo dire che si trova a metà tra le due posizioni estreme. Da una parte possiamo parlare del rapporto filologico con l'istoria, facciamo del mimetismo storicista, da una parte, che deve essere, diciamo, un'opzione, in altra una possibilità di cultura, di discontinuità. A me è piaciuto transitare con una traccia che io richiamo la terza via tra i due estremi, che raggiunge o che permette di raggiungere, diciamo, un collegamento armonioso tra il vecchio e il nuovo. Diciamo che l'importante è un'architettura che si distanzia tanto, diciamo, del camouflage storicista come della celebrazione del festeggio o festejo, diciamo, della sovrapposizione della nuova architettura. E, diciamo, è un tipo di architettura che stabilisce un rapporto di analogia con il vecchio edificio. Ho sempre parlato che è assolutamente necessario ascoltare l'edificio, perché solo l'edificio può darci, diciamo, le chiavi, dei parametri giusti per l'intervenzione, perché ovviamente tutto problema di intervenzione o di intervento in un edificio esistente è sempre un problema di interpretazione dell'edificio esistente. Ovviamente un atteggiamento che si distanzia chiaramente anche dalla separazione di un'architettura di autore, o al contrario, vuole essere un'architettura non impositiva, un'architettura al servizio dell'edificio. È un'architettura che, come ha scritto bene e con grande precisione il professore Gerardi Crosè, è un'architettura che si corrisponde con questa tradizione, o una tradizione della modernità che implica discontinuità di cultura, dove il linguaggio dell'istoria, il linguaggio consolidato dell'istoria, il linguaggio innovativo della modernità, non sono antitetici, non sono confrontati, ma al contrario, interagiscono tra di loro, entrano in risonanza e diventano complementari, no? Così. Questo, cercando sempre questa continuità fisica e storica con l'edificio precedente, l'edificio esistente. In ogni caso, la ricerca della continuità è molto complessa, molto difficile, perché a volte si confonde questa ricerca della continuità con la riproduzione letteraria delle forme, quando sappiamo chiaramente che per trovare questa continuità è necessario, sicuramente inevitabile, la sua trasformazione. Bene, vado a... sì, questo... diciamo, parlavo della...
che questo è un atteggiamento che era già presente in alcuni progetti, come questo per esempio della riabilitazione della tenuta rurale a un municipio prossimo a Siviglia, che era il municipio del Tomare. Lo vediamo con questa strategia, era già un po' esposata, un po' avanzata, perché questa, diciamo in alguna maniera, che questa intervenzione, questa pensatia, diciamo che si appoggia diciamo, in tre tappe, a tre passi. Da una parte c'è l'edificio esistente, da un'altra parte c'è l'intervento. E la terza fase diciamo, è una nuova totalità, un nuovo tutto, una nuova totalità architettonica. Una nuova totalità architettonica diciamo, è una condizione olistica, nel senso che questo è tutto, questo è tutto è superiore con un sistema integrale e più superiore alla somma delle parti, diciamo, perché è più importante anche l'interazione, la sinergia tra le parti che quelle parti considerate di forma separata. E questo è l'edificio. E che in alguna maniera continuiamo lavorando in un progetto che stiamo costruendo adesso nel Lussemburgo, che è il vecchio palazzo della giustizia, che stiamo promettendo nel Ministero degli Affari Esteri, che è questo di qua, che in alguna maniera partecipa un po' di una strategia similare. Pertanto, ritornando al nostro progetto, questa è la situazione di partenza. Qui era piano superiore, piano terra, e la cosa che abbiamo fatto era stata pertanto la demolizione del tutto l'interno. Tutto quello che aveva costruito, è stato costruito durante il periodo ecclesiastico, è stato demolito, e lasciando solamente le mura esteriore e le mura interiore alle grandi spazi, alle grandi parti, cercando in alguna maniera di recuperare la memoria storica dell'edificio. Queste sono alcune immagini della sua costruzione. Tutta la copertura, per esempio, dell'edificio è stata sostituita per risolvere anche i problemi dei spazi per le macchine, del riscaldamento, il freddo. E questo è l'edificio che ovviamente è un edificio che da fuori sembra fantastico perché però alla fine è come una grande maschera barocca, no? È un involucro di una potenza vigorosa, di una gran capacità diciamo, espressiva. Punto di vista però che ha perso diciamo già che il suo interno ha perso i valori patrimoniali. Cominciamo a fare un percorso per l'edificio partendo dall'entrata che oggi sarà l'entrata dei funzionari, l'entrata di quasi di tutti, lasciando solo l'entrata principale per i parti protocolario. Pertanto, questa è la facciata laterale costruita nel Bavino Marocco, questo architetto che ha lavorato per il Duca de Montpensier e che ha costruito questa facciata. Questo è l'inizio dove si fa il control e si passa con queste due parti che corrispondevano diciamo, all'area dove prima, durante il periodo del seminario, era un parcheggio. Qui l'abbiamo lasciato. Come c'era, abbiamo dipinto una forma diversa, probabilmente più contemporanea. Abbiamo messo anche gli alberi nuovi, italiani, lì che vengono dalla Sicilia, perché è tutto, non so, non so perché, tutti i lavori, tutte le alberi vengono sempre dalla Sicilia, perché sì, perché sono, perché se lì in Spagna non c'è diciamo, un bidero capace di avere alberi di queste dimensioni, e alla fine vengono sempre da tutte. Bene, questo qui abbiamo messo tante scale
però ci sono due scale che hanno diciamo un valore, un carattere strutturale, anche una carica più rappresentativa. Sono due, queste che si situa nella hall dell'edificio, al fondo della entrata laterale, e come corrispondeva anche alla, diciamo, in una maniera alla storia, abbiamo associato la presenza delle scale con lo spazio più rappresentativo, in una maniera che questi spazi hanno diventato vettori riduttivi per l'organizzazione spaziale e funzionale di tutto l'edificio. Questa è sempre questa scala. Devo dire che la lezione, in questo caso marmo di Carrara, però questa è la seconda scala che corrisponde al patio del Sacerosmo, che vedremo dopo, che la lezione di materiale sedere corrisponde, diciamo, alla lezione progettuale. Un tema che è sempre interessante, sempre mi è forzato, diciamo, di pensare che è stato in una maniera presente in tutti i progetti, è questa volontà, diciamo, di fare una, dotare la coerenza, diciamo, tra la forma architettonica e il sistema costruttivo. Io credo finalmente che la qualità dell'architettura se nessuna si trova, diciamo, in una maniera la densità della sua costruzione. Per me la costruzione, vuol dire che il sistema, il processo che ordena l'idea, la convierte in progetto e la situa nel mondo delle cose reali. Pertanto devo dire che l'architettura raggiunge la sua essenza quando si convierte nella materialità della sua costruzione. Mi interessa confrontarmi con tutte le scale, o mi confronto con tutte le scale dell'intervenzione, sempre con il stesso entusiasmo e la stessa passione. Per esempio, il materiale costruttivo mi interessa quanto significa una maggiore qualificazione delle forme. A volte il materiale costruttivo diviene un episodio autonomo nel progetto, pertanto penso che possa subire, pertanto è un elemento superfluo. Il materiale costruttivo normalmente viene o per risolvere un problema tecnico, o quando si produce il contatto, il collegamento tra due o più materiali deve risolvere, no? Però un tema che è molto importante è come potenziare la capacità espressiva di ogni materiale nel contatto con gli altri. E questo è molto importante. Per esempio, il materiale costruttivo in alguna maniera aiuta a introdurre proporzione, guida all'occhio la percezione dello spazio, e introduce anche un elemento di nessuna. In questo caso, per esempio, questo corrimano, il curvilineo, diciamo, in alguna maniera arricchiere, diciamo, l'esperienza cartesiana della compatta e forte della scala. Siccome la scala è il punto di massima tensione, io penso che è un dettaglio che è capace per se stesso di sintetizzare e di spiegare la propria scala. Questo sono un altro cantiere. Per esempio, si tratta di vestire una come loro, una sala di pranzo, una sala di pranzo speciale. E questo è un tema che era importante, parlavamo ieri, era della difficoltà
non vedere la presenza dei, per esempio, delle bocchette dell'aria condizionata, no? Qui abbiamo avuto questa soluzione in parte nuova, questa corrisponde una parte assolutamente nuova, e nuova, che la, questa è troppo piramide invertita, inversa, dove per il contatto tra queste rivestimento mettiamo l'aria, l'aria appunto questo, quindi tutto il lavoro, tutto l'edificio interna, luoghi di diciamo di presentarsi del protocollo come spazi di lavori, lavorano 500 funzionari in questa troppo, no? Funzionario in queste edizioni. Questa è per esempio la infermeria, la vecchia infermeria della scuola nautica, che no, si vede qua, con queste ha recuperate, in questo caso è un tipo di lavoro diverso. Abbiamo mantenuto questo, era sempre più importante mantenere quello che era il valore architettonico, costruttivo, storico, per l'imposto di sostituire, volevo dire, approfittando sempre dei benefici storici, ecologici, anche economici. Qui per esempio abbiamo anche questa situazione prima, quindi corridoio e celle delle seminariste, qui abbiamo la civetta scolare, tutta la struttura alla vista, però mettendo anche risolvendo il problema della condizionata e la luce di questo grande spazio di lavoro. Questi sono gli altri parti che sono anche nuovi, perché l'idea, ho trattato di introdurre diciamo un tessuto intrasciato che alterna anche la scala monumentale con la scala diciamo, domestica, cercando sempre questa preferenza di luce, questa trasparenza, questa perspective lunghe che in alcuna maniera caratterizzano questi nuovi spazi. Questo per esempio era la progressione, è stato di partenza. Quello di qua che era interessante perché la lettura per esempio di questo patio permette non solo adesso illuminare queste corridoio, ma anche portare la luce in cascata a un altro spazio dove ci sono l'ascensore e la parte di reception del proprio edificio. Questo è il patio di qua. Questo è il patio, diciamo, che porta luce anche al piccolo auditorio, che è questo di qua. Dopo hanno avuto chiaramente questo tipo di azione, in questo caso è solamente un restauro di tutto il patio centrale, dipinto del nuovo, vorrei dire, sono queste linee, questo scuro che permette di cercare dare unità un po' a tutte queste tre parti dell'edificio, collegandolo anche al vecchio spazio, diciamo, a questi saloni di feste, di specchi. La chiesa, in questo caso, qui abbiamo scelto solo il rivestimento di pareti con questa tela di seta, dei colori che vengono bene. Questa è la scala esistente, una scala fantastica, bellissima. Quello che non si utilizza in queste parti di progetto corrisponde, diciamo, all'entrata di un'unità protocolaria dell'edificio. E questa è di nuovo la piano terra. Possiamo dire, io osaria dire che, diciamo, che è attraverso delle parti, delle nuove parti, dove l'edificio comincia, diciamo, a rigenerare il suo valore patrimoniale. Questo è il vecchio patio del San Geronimo che era distrutto, vero che alcuni elementi restavano o rimanevano dentro i muri. Questo è il vecchio patio del San Geronimo, in questo è il patio che era un patio che era mutilato, che è stato diviso,
e che viene adesso recuperato. Questa la questione delle due parti anche con l'impronta del refettorio, che è un elemento diciamo che era molto importante nella pianta dell'edificio barocco, con questi due elementi abbiamo creato anche del resto delle due grandi parti per strutturare, manca perché manca la pianta generale. Un po' la sezione con i parti, del nuovo partico abbiamo lasciato qui la zona sud, approfittando diciamo che l'escavazione era una escavazione generale, abbiamo così scavato un livello inferiore per permettere il passo alla cripta dell'edificio, che era quello fondazionale dell'edificio, un'altra parte per mettere anche le anzi d'archivio dell'edificio. Qui si vede chiaramente un po' questo è il grande intervento su queste aree a sud, qui sono le uffici intorno alle patio, queste sono le quattro patio, le tre nuovi, il patio San Geronimo, il patio della cappella, e un'immagine di cantiere qui al fondo. Si vedono alcune colonne che erano dentro del muro e che appartenevano a queste parti di San Geronimo che noi abbiamo ricostruito in una forma non storica, diciamo astoricista. Qui sono due passi d'azione di partenza, qui c'è due parti. L'idea è sempre, abbiamo ovviamente modificato questo rapporto tra la costruita, i paghi e i dalmini, passi vuoti, situando sempre le gallerie tra di loro per permettere diciamo, questa trasparenza in tutto lo spazio. Questo è il patio della cappella, che ha restituito. E quelli di là, sono già alcuni del nuovo patio. Qui abbiamo utilizzato questa pietra, che è una pietra travertinica, che viene da Lucia Barberia, e che da una maniera riprende i colori presenti in tutti gli edifici barocco della città, il giallo, il rosso, la blu nera. Grande chiesa di pietra, qui abbiamo approfittato invece per mettere anche gli archivi, queste parti, abbiamo smontato tutte le azulejo che erano del secolo XX, perché ovviamente le altre rimangono nel suo posto, e abbiamo scritto in questa maniera. Che non so, in una maniera un po' più diciamo, contemporanea, anche da una maniera possiamo dire che evoca una maniera di quadrerie del 600 italiano, per arrivare a questo spazio, che è lo spazio che abbiamo recuperato, che era la cripta, che noi pensavamo che sarebbe bene promuoverlo come uno spazio diciamo, un recinto positivo, non l'hanno fatto così. Diventando una sorta di uffici. Vediamo come gli spazi della memoria se crociano, se intrecciano con gli spazi contemporanei senza soluzione di continuità, dimostrando un edificio può trasformarsi e poi crescere e trasformarsi senza che soffrano nel passato e nel presente. E questo è il patio di San Geronimo, che piano terra, i pilastri in piano terra sono alcuni, c'erano qui, altri li abbiamo messo nuovi, e anche abbiamo questa, qui si vede la sezione, per portare luce anche questi spazi che
in uno spazio, una sorta di una specie di antesala del grande salone di Petroforno, il salone di festa. Questo era il salone, la grande sala di festa del Montpensier, che ha diventato oggi un gran salone presentativo anche dell'edificio, e noi abbiamo situato queste serie, diciamo, di vetri che in alcuna maniera permettono di duplicare un po' almeno effettivamente la larghezza di questo spazio, che è molto, molto stretto, no? In relazione alla. E qui noi abbiamo, con la presenza di alcuni elementi che hanno lì, che noi possiamo, diciamo, mettere in movimento continuo, abbiamo utilizzato un motivo del fiume, come, diciamo, l'elemento strutturatore anche della nostra comunità d'Andalusia, come, diciamo, l'elemento che permette, si vede, no? Che percorre un po' tutti i della comunità, un po' a tutti gli altri. Il giardino, la parte che correspondeva al giardino, ovviamente è il giardino di palazzo, era un giardino enorme che hanno, i duchi hanno donato alla città, che oggi è il parco di Merovizio, il parco principale della città, e questa è la, solamente la decima parte, meno della decima parte del questo. Queste giardino che abbiamo, in alcuna maniera, che abbiamo eredato, era questo che era durante il periodo ecclesiastico, avevamo costruito, avevamo fatto, diciamo, un campo di calcio, tagliando un po' tutti gli alberi e lasciando un po' questa che è la situazione. Queste, diciamo, molto centrale, in alcuna maniera ha permesso, diciamo, ho suggerito l'idea di costruire i giardini dentro del stesso giardino, intorno a una serie di piattaforma un po' rendita, un po' depressa, non so come si dice, che in alcuna maniera evocano la tradizione, secondo i musulmani, dei giardini andalusi. E come succedeva nell'edificio, qui sono gli alberi, la proiezione della coppa degli alberi sulla terra, che ha permesso di segnare tutta questa parterre di vegetazione arbustiva, questo di qua. E queste sono le grandi stagni di acqua, l'accumulazione di acqua per l'irrigazione. Poi qui si vede alcuni disegni di questi parterre arbustivi. Le vasche sono le vasche che accumulano l'acqua per l'irrigazione. Quando sono pieni di acqua, sono queste lamine di contemplazione, quelle lamine di acqua, spazi di contemplazione, quando sono vuoti diventano spazi di sosta. Perché l'acqua è l'origine e fine del sistema che trascia il giardino. Qui, come in questo caso, c'è la vasca centrale e che permette la direzione di tutte le palme, di tutti questi spazi che sono depressi. Io invece devo dire che questo intervento di Tavasco Santelmo, posso dire che è un esercizio di contenzione, di contenimento, di forza. Mi piacerebbe dire anche che è una lezione di rispetto verso il patrimonio, perché il rispetto per me non significa ammettere criticamente, diciamo, la normativa, la superintendenza, ma in qualche maniera intervenire sull'edificio che in questo caso è un grande simbolo iconico della città, in questo caso era necessario la demolizione del tutto l'interno, dotando un nuovo corpo un edificio che è stato smembrato
sa chiato e lo dopo a un simulacro di se stesso. Alla stessa maniera è stata una prova alla una prova della mia resistenza con la diciamo, in una maniera una polemica, una falsa polemica, che è come la polemica che oggi esiste, no? Intorno al progetto, al secondo progetto che mostrerò adesso, e che in una maniera che diciamo, ha definito questo progetto come un progetto che era un'aggressione al momento, e ha paralizzato il progetto durante quasi un anno. Però io penso che la resistenza e il rischio sono strumenti, sono utili e devono formare parte, diciamo, del materiale di lavoro dell'architetto. Credo che il Sant'Elmo ha stato diciamo, in alcuna maniera possiamo dire che è prodotto di un'idea forte e di una forte tenacia per portarla avanti. Fare diciamo, un passo indietro e lasciare parlare di storia è molto importante, però non è di meno sapere dove introdurre il nostro tempo, la nostra cultura nell'edificio, vincolando il presente con passato e adentrarci nel futuro. Io penso che il recupero del Palazzo di Sant'Elmo diciamo, meglio pone e manifesta chiaramente che non c'è niente di più contemporaneo che passato, né nulla più o niente meno vecchio del presente, attivo del presente. Queste sono alcune immagini del giardino che mostrano questa, in alcuna maniera, questa massa di vegetazione del giardino semi-assilvestrato, un ambiente del giardino semi-assilvestrato, paradisiaco, dove i fiori, le colori, diciamo, assumono il massimo dinamismo. Bene, questo è il secondo progetto che il Centro Culturale Adrasana, vuol dire arsenale, il vecchio arsenale della città. Questo è un tema molto complicato perché abbiamo fatto due progetti, due varianti dello stesso progetto, o meglio di loro. Questa è la città di Siviglia, questa è la situazione dell'arsenale. L'arsenale è stato costruito nel 1200, immediatamente dopo la conquista di Siviglia dai musulmani. Cosa succede qua? Bene, queste sono alcune immagini, questa è la dove però è stato funzionando l'arsenale per un periodo molto corto, solo quasi due secoli, dove è diventato diciamo, non so, il magazzino portuale, allora Giovanni, eccetera, eccetera. Allora, un po' questo percorso di questo edificio. Sempre sono immagini di questa area vicinissima, vicino ovviamente al fiume, e un spazio che si chiama l'Arenal, no? Poi ripeto l'Arenile, no? In italiano, no? Sì. E queste aree dell'Arenile, diciamo, fuori del centro storico, però addossato precisamente alle mura islamiche. Queste sono di 17 navate, questa. Che la costruzione, qui c'è la vedura islamica, di qua, qui c'è la torre dell'oro, ovviamente per esempio è stato, diciamo, per esempio questo piano del 600, 500, si vede che è stata costruita una cappella e una già convertito in
magazzini portuali, anche la prima navata, che questa è diventato il mercato di pesce della città. Qui c'è un'altra roba, ricordo più grossa. Per esempio qui già stiamo parlando del 1700, ci ha costruito uno dell'edificio più bello della città, più interessante dal punto di vista della sovrapposizione delle due architetture, no? L'architettura medievale del 1200 e questa è l'architettura finissima, l'architettura delicata, leggera, bellissima, che è dell'ospedale della Carità, un ospedale della Carità che è costruito però seguendo e mantenendo, diciamo, le archerie, le grandi arcane dell'arsenale. Qui si vede questa foto, si vede queste sono la Tarassana, diciamo l'arsenale, qui è la Rovana, dentro dell'arsenale, e qui è la chiesa dell'ospedale, questo è l'ospedale, qui non si vede ancora, questo è l'ospedale dove è costruito anche con lo stesso architetto, curiosamente, che ha fatto il Palazzo di San Telmo, la facciata principale, questa portata magnifica, e con questa architettura così delicata che si contrappone, diciamo, in alcuna maniera a questa architettura massiccia o massiva delle mura medievali. Che è molto bella questa sala, che è la sala della Vigile, la sala degli infermi, che è questa, sì, all'interno, tra le due pareti medievali, con questa volte da liste. Dopo già nel 1945 è stato demolito la Rovana per costruire un edificio contemporaneo, un edificio la delegazione dell'azienda in disastro, un bruttissimo edificio. Questo è continuato l'ospedale della Carità e qui abbiamo visto già che nel 700 hanno costruito e hanno diventato questo la stanza d'artiglieria, che non so esattamente cosa significa, però è qualcosa che dico in italiano, una stanza d'artiglieria è qualche, no, non è fabbrica strettamente d'artiglieria, però non so, ovviamente viene dedicato anche un museo, c'è anche una sala, la sala di armi, dove si mostrano tutti le prodotto di artiglieria. Guardando questo che viene in questa macchina in rosso, corrisponde al nostro progetto. Il nostro progetto che parte di questa considerazione, sono 7 navate dove già nel 700 hanno costruito un corpo di testa per dare facciata a questa strada. Avevo visto nell'incisione prima che qui c'era una facciata continua, no? Dove c'erano, non so se c'erano le porte dei magazzini, quando già siccome l'ospedale aveva fatto la sua facciata, qui nel 700 si è deciso di fare un corpo del secondo piano, con due piani, diciamo, della facciata principale. E questo di qua. Ecco qua, qui è il corpo costruito in una posizione perpendicolare alla direzione delle navate. Questo è lo stato attuale del progetto. Si vede che hanno costruito due piani con una, diciamo, una grande violenza, diciamo, costruttiva e strutturale, costruita sulle volte del piano terra, e dopo ci sono anche le costruzioni, 5 costruzioni che sono sopra io penso che l'arsenale, per me almeno, penso che è lo spazio interior più solenne, più emozionante, almeno civile, o probabilmente dopo la cattedrale, però allo stesso tempo più sconosciuto, quello di Siviglia, perché è stato sempre privatizzato. Prima l'esercito, la maestranza d'artiglieria, che dipendeva dell'esercito, dopo è stato chiuso e se mantiene chiuso, come stanze, queste sono le foto che abbiamo fatto noi. E
Il Creone è un assolutamente meraviglioso, perché viene costruito con queste mura che sono del 1200, e dopo queste che sono le grandi, diciamo, volte e mattoni normalmente, però che sono del 700, quando l'edificio diventa una stanza d'artiglieria. Però sono questo spazio pieno, infinito, diciamo, di perspettiva, di là che vanno le uno sull'altro, e che configurano questo spazio fantastico, continuo, e che si espande un po' tutto il piano terra del proprio edificio, salvo anche il corpo di testa. Ha avuto un replemento, ovviamente se puoi vedere, il replemento è precisamente nel 500, la città ha cresciuto, tutta la città a un certo punto, l'edificio si è riempito, però dal punto di vista, diciamo, non togliono nulla nella memoria percezione di questo meraviglioso spazio, non so se dire romano o quasi asiatico, probabilmente, no? Meglio, con questa potenza enorme. La grande polemica che esiste oggi è che i conservazionisti chiedono che dobbiamo scavare per recuperare la cota storica. Questa è la grande polemica, e il mio progetto, come ho mostrato adesso, è parte della considerazione di mantenere o del carattere storico anche di queste strati, di queste sussicide strati che datano del secolo XV, no? Che non è che sia, che non hanno fatto alcuni anni fa. No? Qui si vedono alcuni elementi che appartengono, in questo caso, alla formazione della stanza d'artiglieria con i componenti metallici. La costruzione di, che è molto bella, sono queste volte, da una parte, e l'altra, nave ha questa copertura, diciamo, leggera, la copertura di vetro e della via metallica, che permettono di portare la luce di questa maniera, diciamo, pautata, no? All'interno dell'edificio. Un'altra parte è la situazione dell'edificio privilegiata, si trova a metà del cammino tra l'insieme monumentale, il culto monumentale della cattedrale, Cibo d'India, Cibo d'India, Alcazar, e il fiume, la Plaza de Torre, questo di qua, e la metà di questo è tutto l'arsenale. E questa è la strada che collega il fiume con il costrutto monumentale, passando per questa porta, che è una porta alla mura islamica, la porta di Oleo, ma si chiama così, questa. E questa è la facciata della navata che nel 500 c'era occupata della pescateria, del mercato di pesce. Hanno fatto la Caixa, perché questo, diciamo, la Caixa ha vinto un concorso per la collocazione, diciamo, dell'edificio in un periodo di 70 anni, credo, ha dotato una concessione amministrativa alla proprietà del governo d'Andalusia, e la Caixa ha organizzato un concorso che la dice di tutti spagnoli, dove io ho avuto la fortuna di vincere. Mi ricordo che questa foto che abbiamo fatto, che abbiamo preso quando abbiamo, diciamo, camminato per la copertura, era di pronto questa missione inedita, inesperata, la superba missione della cattedrale, in questo momento, evidentemente, in questa presenza dovrebbe essere, diciamo, ho diventato alcuni elementi del materiale più importante del progetto, e soprattutto perché in alcuna maniera ha condizionato la situazione di alcuni degli elementi, per
per esempio negli accessi alla, alle, della, alla situazione della cafeteria, della, della situazione dell'auditorio, perché il, qui per esempio questa è la, la, questa strada che abbiamo visto prima. Questo è stato, diciamo, della parte superiore dove ci sono buchi, come ad esempio questo, no? Che è prodotto un incendio alcuni anni fa, tanti anni fa, diciamo, a corsa del cammino, per esempio, della fondazione d'artiglieria, che sono, diciamo, queste sono la copertura metallica e queste sono i ragazzini che hanno costruito sulla, sulle volte dei mattoni. E queste sono una maniera che è stato, diciamo, delle navate del primo piano. Questa è piano terra. Qui si vede che in questa area lo spazio è stato, diciamo, in una maniera trasformato o alterato durante il secolo 700 e successivi. Questo è piano terra e questo è il primo piano, dove si vede, no? La costruzione. Questa è la sezione. Questa si vede bene, questa sezione dell'edificio, noi possiamo vedere come una volta sì, un'altra no, una navata sì, un'altra no, viene coperta con questa struttura trasparente, permeabile, che permette la naturale crescita. La nostra proposta è il riflesso, diciamo, dei due impulsi, o il riflesso dei due. Il riflesso della confluenza dei due impulsi. Di una maniera, uno si riferisce al trascorrere del tempo, il secondo viene riferito alla relazione tra edificio e città. Si vede che questi due concetti vengono in una maniera interazionati. Delle due e in alcuna maniera si spiegano a se stesso. Il saccone del tempo è un fenomeno irrepetibile e irrecuperabile. Un monumento non è solo, diciamo, testimonio del tempo, di un'epoca, è testimonio di tutta l'storia. E precisamente in questa considerazione del crescere del movimento e soprattutto in Siria, questo ha un carattere assolutamente paradigmatico, in questo, diciamo, identificando questo processo di identificazione del crescere dell'edificio nel tempo con la evoluzione propria della città, dove si trova questa considerazione, diciamo, di debattere dell'edificio come in giusta posizione o una sola posizione dei diversi strati che si stanno accumulando durante il tempo. Pertanto parliamo dell'edificio come una sola posizione di strati diversi che la storia è stato depositando sull'edificio, dove un strato non è più importante che l'altro, o, diciamo, o non c'è un solo strato che dobbiamo mantenere, sino la considerazione che l'edificio è la somma di questi strati. D'altra parte, un monumento non è un oggetto archeologico isolato, un artefatto, diciamo, che si riflessa a se stesso, no? Sennò tutto il contrario, è un elemento costitutivo essenziale del tessuto umano, della creazione collettiva probabilmente più importante dell'umanità, che è la città. E, pertanto, diciamo che l'edificio ha sempre questa considerazione, questo rapporto di convivenza, di sovrapposizione tra città e monumento,
che esplica chiaramente, ieri ho visto il Torino, un esempio carissimo, però è soprattutto in Siviglia, spiega chiaramente qual è stato il processo, diciamo, di costruzione della città. E in questo momento che diciamo, dove la città oggi ha sommessa un processo, diciamo, di sottrazione implacabile dello spazio pubblico, pensavamo che probabilmente questo progetto era un'opportunità di offrire alla città il migliore spazio pubblico, la città un spazio pubblico coperto, che è la, diciamo, il luogo, la cultura dell'arsenale. E la parte che è stata già modificata, abbiamo messo, diciamo, la parte di logistica di questo centro culturale, che non ho parlato di programma, perché è un programma molto semplice, il programma basicamente sono due grandi sale, sala di mondi di esposizione, un auditorio, la zona caratteristica, sala polivalente, spazio culturale, eccetera, eccetera. Pertanto qui c'è l'idea principale è questa, è aprire l'edificio, pertanto diciamo non basta solo con offrire la città, diciamo, uno spazio museistico, sino un spazio museistico, diciamo, uno spazio culturale del siglo XXI, no? Nel senso di, diciamo, un'interazione sociale, una riconoscimento culturale con che si appoggia basicamente in questa offerta di un grande spazio pubblico alla città, e l'apertura, intensificandolo con l'apertura, diciamo, dell'edificio alla propria città. Questa è, portanto, questa calle che parlavo prima, il 2 febbraio, e questa è l'idea del progetto, quindi permette adesso che la città penetri periodo dell'edificio, costituendosi uno dei grandi spazi pubblico della città. Nel stesso tempo, evidentemente, è un grande spazio culturale della Sacra Sala. E localizzando quasi tutto il programma del Cascia Forum, in questo caso, sopra la parte in primo piano, diciamo, sopra la copertura. Questa è un po' l'idea, perché chiaramente il fatto che oggi diciamo, il livello del pavimento è lo stesso della città permette, diciamo, questa potenzialità, questa continuità dello spazio tra, diciamo, la città e l'edificio. Queste sono le immagini che mostrano questo spazio di incontro tutti i cittadini intorno al mondo dell'arte, della cultura, la conoscenza. Questa sarebbe una planta intermedia con questa sala, che è la sala attuale, ma è nella sala qui, abbiamo fatto alcuni interventi però sono minore. E qui c'è un po' la differenza tra i due progetti. Questo corrisponde al progetto del Cascia Forum, progetto del centro culturale della questa banca, della Caixa, che con un programma allo maggiore, una intenzione, un investimento maggiore, che un investimento più grande. Però questo progetto, che mostrerei adesso, piano terra sirve per i due progetti, questo progetto non è stato approvato per il comune, perché alla fine, come succede sempre, questi progetti si trovano, diciamo, utilizzano un'arma, diciamo, di confrontazione partidista, sono due partiti di differente ideologia, uno proprietario dell'edificio, l'altro che è obbligato a dare la permesso di costruzione, che non è stato fatto, pertanto Cascia Forum è stato spostato a un altro posto della città, però la propria Caixa ha dato anche un budget per il recupero dell'edificio, però gli abbiamo fatto
un altro progetto interrotto minore, il Gay Progetto, che adesso sta, diciamo, sotto la polemica. Questo non è stato mai approvato. Qui c'era per esempio questa rampa lunga, una rampa che vogliamo lunga, lenta e lunga, no? Che distanzia, diciamo, il contatto, rimanda l'incontro tra le due, due tempi, no? I tempi, diciamo, medievali del piano terra e il tempo contemporaneo del contenuto del progetto di Cacciaforo. Lì nella, diciamo, nel grande buco che c'era lì, c'era questo elemento, diciamo, verticale, l'elemento di comunicazione verticale che attraversava un po' tutti i livelli. E questo era così, qui erano le tre navate, il corpo superiore, tre magazzini, caffetteria, non so, atelier, la lente, e l'auditorio. Che l'auditorio l'avevamo messo in una posizione, come avevano fatto nell'Ottocento, una posizione perpendicolare, perché la sua, diciamo, larghezza impediva di metterlo tra due muri, muri medievali. Questo pertanto era la sezione, si vede la caffetteria, una terrazza per sfruttare la visione della cattedrale della Chiarda, in fondo, e le due costruzioni esistenti, quella dell'auditorio, appunto. Questa era, si vede bene, però era la seconda sala di mostra, con il controllo della luce naturale, era la caffetteria, piano sopra, era il foyer aperto, diciamo, dell'auditorio. Questo era il grande spazio nuovo di la onda. L'auditorio si metteva lì, in questi giochi, diciamo, cauto di copertura che si spiegano con la volontà di passare inavvertite nella configurazione finale dell'edificio intervenuto. Questa è la parte nuova, che però ormai rebassava l'altezza del corpo del Settecento. Questo progetto non è stato approvato e pertanto abbiamo fatto un secondo dove è sparito l'auditorio, che era l'elemento, diciamo, più forte, più potente, però si è mantenuto in alcuna maniera il budget chiaramente inferiore, e è un progetto, diciamo, molto minore che viene ora gestito, diciamo, per parte del governo dell'Andalusia e non della banca. E questo è un handicap, senza dubbio. Qui andiamo, anche continuiamo così il nucleo di comunicazione verticale, però adesso ci ha sostituito l'auditorio con una sala di proiezione e abbiamo costruito solo un corpo che permette adesso l'articolazione, e abbiamo lasciato, anche come per esempio in questo caso, la volumetria, rispettato anche la volumetria come adesso, no? Se vede, questo è l'unico elemento che collega le tre navate, queste tre navate che non erano, diciamo, articolate, questa sono una due sezioni. Questo mostra un po' questo elemento, che ovviamente sono di collegamento delle navi. Si vede tanto, non si vede nulla, però questa è stata attuale, è stata la proposta per vedere che veramente non ha cambiato quasi nulla, penso che questa si vede un po' meglio, credo che non tanto. Non si è dato portanto di questo progetto, non si è dato portanto della preservazione, che per supuesto esiste la preservazione, ma anche di una, diciamo, di un intervento che suppone una
invenzione, una reinvenzione dell'antico, con un riutilizzo contemporaneo. L'idea è convertire in prodotto questo edificio in un contenitore culturale che permette anche la riattivazione non solo dell'edificio ma anche di tutto il tessuto urbano, permettendo ora controllare e generare i flussi turistici, perché molto importante la situazione turistici, economici e culturali, incorporandolo al paesaggio storico del centro urbano. Questa chiaramente è un tipo di intervento che chiaramente tratta di capire l'edificio come una somma di strati, e con una, però si trova abbastanza lontano di questo conservazionismo dogmatico, dogmatismo conservazionista, non so come dirlo, che fossilizza la storia ancorandola in un solo momento storico e impedendo precisamente l'incorporazione del nuovo valore architettonico allo lungo tempo, come avvenuto succedendo con tutti i grandi monumenti. E può succedere anche con l'architettura. L'architettura ha vissuto e è stata sviluppata per scambi, per nepiciati. La tradizione deve essere mantenuta senza dubbio, deve essere rinnovata, vivificata, fertilizzata e fecondata, per questo intercambio di cultura. Grazie. Ma tutto sommato ridotte, così come si sono sviluppate le città. Dopo la rivoluzione industriale, le tecnologie, le possibilità economiche, eccetera, permettono di fare delle trasformazioni molto più importanti in tempi più rapidi, per cui questa stratificazione tutto sommato un po' si perde. E quindi mi chiedo come grandi interventi, come potrebbe essere forse il primo progetto, si rapportino con occasioni in cui non si tratta più di piccole trasformazioni, aggiustamenti, con demolizioni e ricostruzioni, ma di grandi interventi che riguardano completamente l'edificio, per cui il timore che potrei avere io è quello di perdere alcune tracce. Invece mi sembra che il suo approccio sia quello di, in un certo senso, di decidere quelle che sono delle tracce da conservare invece quelle che possono. In questo caso precisamente noi non toccavamo un solo atomo. E questa è che la polemica che oggi è una polemica molto viva, molto, io penso che appartiene a interessi che non sono patrimoniali, veramente sono politici, sono economici, da alcune occupazioni, alcune istituzioni, con un interesse un po' più, devo dire, però io penso che in questo caso io mai ho pensato che potrebbe avere nessun problema, no? Con la superintendenza, no? Perché di fatto non c'è nessun problema, questo è un progetto che ha il permesso della superintendenza, il permesso del comune, il permesso di tutti, anche già
che abbiamo quasi già iniziato i lavori, perché c'è un'impresa produttrice che ha vinto il concorso e tutto questo. E pronto surge tutta questa polemica, che io penso che è una falsa polemica, perché si basa soprattutto precisamente noi non tocchiamo nulla, perché per me anche l'idea della giusta posizione affetta anche alla quota originale, no? Perché alla fine è un reperimento storico, no? Non è che sia solo, diciamo, anche perché la parte ovviamente superiore ha una importanza minore. Lì possiamo anche veramente riqualificare alcuni volumi che non sono molto belli, però diciamo, la parte ovviamente importante dell'edificio che è questa, non tocchiamo neanche, per esempio, tutte le pareti non arrivano mai neanche alle mura, no? Cioè, sono dei pannelli autoportanti che permettono non toccare neanche nessun elemento del vecchio arsenale, no? Invece chiaramente la parte sopra sì, abbiamo anche deciso di modificare anche l'altezza di alcune delle navate, perché ovviamente non hanno dal punto di vista nessun interesse, diciamo, dal punto di vista architettonico, però sì dal punto di vista, diciamo, storico, perché questa ovviamente la ragione di fare questa volta la lista si deve alla necessità di costruire sopra i magazzini dell'artiglieria, materiale dell'artiglieria, no? Perché loro vogliono demolire anche tutto quello di là e lasciarlo questo in un museo, la storia del museo dell'arsenale, no? E io penso che veramente la maniera di incorporare un edificio al ciclo della vita della città è precisamente dotandolo di un uso culturale come questo, non solo un museo del proprio edificio a se stesso, no? Sino della sempre produzione di cultura, della conoscenza della città, no? E questo io penso che è la cosa più importante di questo progetto, e soprattutto ovviamente il fatto di mantenere questa quota che permette questa continuità con la città, perché ovviamente, non so, loro parlano sempre di raggiungere, diciamo, la cattedrale dell'arsenale, no? Perché sono 5 metri che sono la quota più bassa, no? Veramente probabilmente sia più una testa maggiore, però non sono sicuro, diciamo, che costa, questo possiamo guadagnare, non sono sicuro, non compensa, diciamo, la perdita di questa possibilità e questo rapporto con la città. Questo è un tema che mi sembra importantissimo, e questa è la relazione sempre della città e dell'edificio del momento, no? L'architettura. Questo è il processo. Sulla media, la polemica chi la fa? La polemica la fa questa associazione di difesa del patrimonio, si chiama, che hanno cominciato dicendo che questa non è una riabilitazione vera, è una falsa riabilitazione. Una società occulta? Eh? Una società occulta. Sì, però hanno paralizzato tutto. È arrivato anche un gruppo politici nel municipio, nel pieno municipale, ha detto alla Caixa che non si può cominciare fino a questo, l'hanno portato anche al giudizio, al Palazzo di Giustizia, adesso questo è un territorio delicato, perché si trova adesso in un territorio già pericoloso, no? Però è un po' la tessa delle circostanze. Comitato, no. Posso ancora fare una domanda? Mi chiedevo, sono strutture solide in mattoni, quindi resistenti, immagino, ma mi chiedevo se c'è qualche previsione il portare questa quantità di gente in uno spazio libero senza nessun controllo. Senza nessun controllo, no. Non è aperto una piazza aperta, però si chiude la sera. Ah, ok.
Non sta previsto, ci sono dei grandi portoni che sono una verja, come questa, una cancello. Un cancello che si mette dentro della terra e emerge la sera e si chiude tutto, però durante il giorno si mettono dentro e esiste questa portata di utilità. Però sì, che è un espresso controllato, anche per esempio se c'è una vostra che i promotori vogliono farla diciamo controllata, utilizza di pagare un ticket, semplicemente se può funzionare. Ok, sì, allora era un po' la perplessità era un po' quella. Sì, sì. Il fatto che si sia ridotto il programma superiore, perché nei primi render sembrava avere un luogo con questa rampa, questo auditorium, sì, cioè quindi molto più gestibile come tipo di attività. Adesso c'è un programma superiore abbastanza minimo, sì, con questo spazio gigantesco sotto, quindi il reale utilizzo culturale come si gestirebbe? Cioè, forse non è proporzionale a quello che c'è sopra, come capacità di attrazione. Sì. Quindi chi gestirebbe il reale uso di questa, poi magari una piazza più come molte altre sono città. Io sono un architetto. La polemica va sempre contro la persona diciamo più vulnerabile che l'architetto. Hanno descalificazioni, insulti, ingiurie, tutto questo nel giornale durante 6 mesi. Mentre per esempio il governo di Lucia, che è proprietario, ha fatto il programma, non dice nulla, non parla, non scrive nessuna nota al giornale e comincia questo in crescendo, questa polemica va crescendo perché non c'è una posizione per parte diciamo, delle istituzioni che devono salire, uscire, andiamo al passo e parare questa polemica. Però chiaramente questo, diciamo, si chiama foro, dico comune, chiama il governo di Andalusia, foro di incontro in America, foro di incontro con l'America. L'idea, pertanto, è dedicare questo spazio sotto alla grande esposizione che hanno questa proposta con l'America, non so, e lasciando evidentemente sotto, con sopra è abbastanza grande, perché sono, diciamo, sono cinque davanti, no? E noi non tocchiamo, ci sono due che non tocchiamo per un problema di budget, che il budget è ridotto alla terza parte rispetto al caso foro, no? Però tanto però lo lasciamo in una maniera diciamo, la struttura stabilizzata con la possibilità di entrare diciamo, in funzionamento più avanti, no? Diciamo subito. In ogni caso questo è questo dipende, cioè, si può gestire questo anche d'accordo con il comune, d'accordo con l'istituzione privata, non so, penso che non è difficile, no? Di anche separare questo spazio, il centro culturale che sopra. Volevo fare ancora una domanda, la popolazione, quindi i cittadini, prendono posizione oppure sono le associazioni che parlano per loro e quindi non dicono la società civile è inattiva, non esiste, diciamo, Sevilla per esempio non esiste, non ha avuto per parte della società civile neanche l'istituzione come l'ordine di architetti o una facoltà d'architettura, io pensavo che non era necessario diciamo, partecipare in queste debatte, no? Perché alla fine è un debate interessante, no? Probabilmente, però non c'è il debate alcuno, c'è questa polemica solo e che va avanti solo della mano di queste associazioni e da alcuni architetti che sono andati in pensione hanno molto tempo. sì, per dedicarlo a questo, sì, sono due architetti che hanno cominciato tutta questa faccenda e continuano così, però purtroppo c'è una società civile è assolutamente attiva, non dice nulla, non c'è foro attivo, diciamo, c'è. Qua, non esiste. Io non faccio una domanda, io sono molto ammirato di questi lavori, però mi sembra che in questo tema, in questa polemica, fosse gli architetti o anche non solo, dovrebbero allearsi per una battaglia che sta anche a monte di questi progetti straordinari.
una battaglia, tu hai parlato dell'assenza dell'autore, di un'origine impossibile da ritrovare, no? Allora, una battaglia culturale sul fatto che questi concetti come origine di un edificio, quindi li portiamo all'origine, come autore e quindi che si incarna in questa origine, sono quei concetti, diciamo, in qualche modo metafisici, no? Che fanno perdere la battaglia. Quindi quando questi concetti sono radicati in una cultura che appunto vuole trovare l'origine, l'edificio coincide col suo autore, questo tipo di approccio, che evidentemente, almeno dal mio punto di vista, nulla quasi la storia è intesa come una sequenza continua della sua manifestazione. Tu hai lavorato sul primo progetto del Palazzo di Sant'Elmo, costruendo una scelta su una delle configurazioni che questo oggetto ha avuto nel tempo. E questa scelta è legata non tanto al gusto personale, ma alla necessità di costruire parti per riportare non a un'origine, ma una delle diverse, forse infinite interpretazioni di un oggetto. Allora credo che questa battaglia la vinceremo quando sapremo raccontare l'architettura in questi termini, cioè prima ancora di progettare, costruire nella società civile una cultura che va oltre, che sostituisce a questi concetti metafisici un altro modo di vedere le cose. Chiudo, credo che dovremmo forse finalmente dire che gli architetti non usano la storia, perché fin quando noi staremo dentro il paradigma della storia ci sarà sempre qualcuno che ci dirà che dobbiamo riferirci all'origine, a questi